Musica e film. Metti una sera a cena. Gli anni 70, allo stato puro, senza nessuna diluizione. Anni 70, i grandi anni 70 allo stato puro. E ora gli anni 2020, eccoli, un lercio pezzo di carta da culo, che vogliono che ci mettiamo anche fuori, la grandiosità della idiozia, la grandiosità dell'idiozia, mascherine anche all'aperto, perché l'hanno fatto i governatori e i sindaci, hanno detto perché l'hanno fatto i governatori e i sindaci, ma sono gli scemi, c'era un film Scemo e più scemo. Allora noi abbiamo due governatori, uno della Campania e un altro della Calabria. Come li vogliamo definire? Intelligenti? Mascherina anche all'aperto. Anche all'aperto, quando tutti dicono che non serve. Tutti. Anni 2020. Ecco il simbolo. Il simbolo della stupidità. Il simbolo della sottomissione. Il simbolo di un popolo scemo che era in minoranza. Negli anni 70 il popolo scemo era in minoranza, non comandava niente. Erano i nostri avi al potere, tenevano le leve del potere, erano loro che costruivano, che dettavano legge. Una legge vera in Italia. Non c'erano questi cretini che hanno eletto i loro rappresentanti in Movimento 5 Stelle. Uno vale uno, un idiota vale uno scemo. Ecco che vuol dire uno vale uno. E ora vogliono condizionarci con questo lurido pezzo di carta da culo. Sentite Silvestri. Obbligo di mascherina all'aperto è una completa idiozia. È una completa idiozia. E allora loro prendono spunto dai grandi dell'Italia. C'è stato uno che si chiama Zampalesta, non so, Zampa Veloce, che fa il sottosegretario, uno di quelli lì, dei grandi, quelli incapienti, che ha detto: noi dobbiamo prendere spunto da questi grandi della terra che sono nelle regioni, dobbiamo prendere spunto da De Luca, dalla Santelli, una grande donna dell'area di Berlusconi, una grande donna. Poi dobbiamo prendere spunto da la New Entry, Acquaroli, guardate la firma di Acquaroli. Ma questo sa perché è stato messo lì? Perché è accomunato nella firma da Fiolo con Fiolo Piccolo. Fiolo Piccolo è nel fisico, lui è un Fiolo Piccolo nella firma. Guardate la firma di Acquaroli, la New Entry. E allora il governo ha detto, noi dobbiamo prendere spunto da quei grandi della terra, quei vati. Sono De Luca, la Santelli, Musumeci, laureato a 61 anni, da loro e da Acquaroli. A me mi piace la Meloni. Ecco il risultato. A me mi piace la Meloni. Mascherine all'aperto anche nelle Marche. A me mi piace la Meloni. Ecco il risultato. Scemi. E allora mascherine all'aperto anche in Italia. In tutto il territorio nazionale. Bene. Non obbediamo a questo. Questo è l'ultimo affondo. È l'ultimo calcio in culo. All'Italia e agli italiani intelligenti. Non obbediamo, non indossiamo le mascherine anche all'aperto. Lo ha detto. E la multa, ingegnere? La multa non la pagheremo perché è una multa che viene realizzata in base a un DPCM. È abusivo il DPCM. Il DPCM come nasce? Ve lo dico subito. L'Italia può essere messa in emergenza solo se c'è la guerra. Ma non la guerra degli scemi,
non la guerra fra i covidioti e gli imbecilli, la guerra vera con i carri armati. Solo in quel caso può essere messa in emergenza. Loro l'hanno messa in emergenza con il decreto della protezione civile, con praticamente in base all'ordinamento della protezione civile, al codice della protezione civile. E quindi quel codice c'ha una specie di cavillo scritto piccolo piccolo, fatto da Movimento 5 Stelle, dove c'è scritto: in caso di emergenza, di calamità, il capo della protezione civile può adottare dei provvedimenti che hanno rango, valore di legge. Però dopo c'è scritto: a condizione che rispettino la Costituzione. Quello. Allora, Conte fa finta, facciamo finta che lui è capo della protezione civile. E allora fa il DPCM. È chiaro perché lui fa il DPCM? Perché al capo della protezione civile è riconosciuto di andare a concepire delle ordinanze che hanno il valore di legge. Allora lui dice: facciamo finta che io sono il capo della protezione civile, tanto non ho preso un voto come presidente del Consiglio, sono stato nominato neanche capo della protezione civile, tanto io me li prendo questi incarichi di prepotenza, e quindi facciamo finta che, e lui fa i DPCM che non valgono niente, non varranno niente, loro le pagheranno le multe, loro andranno dentro, loro con la palla al piede, quelli che stanno con noi, pensate, io vi prometto questo, oltretutto il programma che c'è, io vi garantisco Conte con il vestito a righe, la palla al piede e la mazza per i lavori forzati, per rompere le pietre. Questo è stato aggiunto ora nel nostro programma. È chiaro, perché questa gente deve pagare. Perché ha ridotto l'Italia nel lastrico, ha distrutto tutto, sta distruggendo ancora, continua, non è bastato quello che ha fatto. Vuole continuare a chiudere, il coprifuoco, mascherine anche all'aperto, mai. Mascherine anche all'aperto, mai. Venite con noi, l'unica opposizione. Guardate nelle Marche cos'è successo a quegli imbecilli. A me mi piace la Meloni, subito. Prima c'era Ceriscioli, sinistra, non ha mai messo le mascherine obbligatorie anche all'aperto. È arrivato a Quaroli, il signor Nessuno. Perché qui, per andare bene con la Meloni, per andare bene con la Lega, per andare bene con Berlusconi bisogna essere signor nessuno. Con Berlusconi anche le prostitute sono accettate. Però basta che non sei nessuno, che non capisci un cazzo, che non hai mai fatto niente, che sei stato deputato senza mai convocare una conferenza stampa. Allora vai avanti, allora diventi presidente regionale e allora metti le mascherine obbligatorie anche all'aperto. Avanti. Motor Italia, noi siamo l'unica vera alternativa.